Ciao, sono Nicola Galloro e anch'io Ciao, ascolto sono Radio Nicola Inizia Galloro il e anch'io campionato. ascolto Radio Inizia il campionato. Ciao, sono Andrea Corallo e anch'io ascolto Radio Inizia il campionato. Ciao, sono Augusto Santini e anch'io ascolto Radio Inizia il campionato. Ciao. Ciao a tutti, sono Antonio Fioretto e anch'io ascolto Radio Inizia il campionato. Ciao, sono Davide Terraneo e anch'io ascolto Radio Inizia il campionato. Ciao, sono Francesco Acchiardi, anch'io ascolto tutti i giorni Radio Inizia il campionato. Ciao. Ciao a tutti, sono Giulio Incagli e anch'io ascolto Radio Inizia il campionato. Ciao, sono Giordano Borriello e ovviamente anch'io ascolto Radio Inizia il campionato. Ciao, sono Giovanni Remigare e anch'io ascolto Radio Inizia il campionato. Ciao. Ciao, sono Pietro Cartolano e anche io ascolto Radio Inizia il campionato. Ciao, sono Enzo Margiotta e anch'io ascolto sempre, ma sempre Radio Inizia il campionato. Gentili riascoltatori, all'inizio del campionato, benvenuti a Calcio Mercato Night. Allora, un nuovo un appuntamento importante per quanto riguarda per il calcio mercato. Allora, sì, parlerò in questa puntata di tante trattative. Andremo a in questo primo momento, prima dell'ospite, che è il giornalista Marco Venditti di Signora Mia Calcio News, per parlarci di Juventus. Quindi la Juventus l'affronteremo in un secondo momento con Marco Venditti, ma andiamo subito ad approfondire uno dei temi più importanti che se ne parla da poco, da molte ore. È un grande giocatore, è il grandissimo, vi leggo il nome completo, ve lo leggo perché è difficile, Jean Kalialatoli Todibo, un giocatore che è stato sempre in patria, in Francia, praticamente è stato sempre in patria, allora in Francia. Allora, qualcosa di veramente veramente interessante. Poi allora vi anticipiamo un pochino i temi di cui parleremo. Parleremo un pochino di Todibo, che è andato al Barcellona a titolo gratuito, quindi è stato preso gratuitamente. Poi si parlerà anche di Juventus con Marco Venditti di Isco. Si parlerà anche di un incontro che sta avvenendo, allora, da un'oretta circa all'Hotel Parigi contro il Genoa, per delle mosse di calcio mercato. E poi approfondiremo anche nella prima parte, un pochino di Todibo, nella seconda, dopo l'intervista al collega Marco Inditti di Signora Mia Calcio News, parleremo di tanto, di nuovi colpi. Allora, nuovi colpi praticamente. Diciamo che questo è un mercato interessante. L'Inter ha preso Godin all'Inter per giugno. Godin è un grandissimo giocatore. Diego Godin, allora, mi ha aiutato anche il grandissimo Simeone a vincere il campionato praticamente. Allora, è un campionato, sono campionati davvero difficili. Perché questi, ve lo voglio dire, sono campionati difficili perché intanto si parla sempre di una grandissima squadra, si parla sempre di una sola grande squadra, che è la Juventus, che vuole fare colpi. Intanto vi svelo qualcosa di veramente voglio svelare qualcosa di veramente interessante. Intanto, che il procuro che il di qualcosa di Todibo, giocatore ex Tolosa, praticamente diciamo iniziato in Francia nell'FC Lilas 93, ha continuato nel Tolosa Under di 19, poi nella stagione 16-17 ha fatto questo cambio di casacca, poi è andato nel 17-18 dal Tolosa Under 19 al Tolosa B, e poi nel 18-19 dal Tolosa
B al Tolosa. Questa finirà la stagione nel Tolosa e dalla stagione 19-20, sempre per dal 1 luglio 2019, andrà al Barcellona. Quindi abbiamo approfondito un tema di mercato già estivo, come lo sarà Diego Godin. Quindi è un qualcosa di veramente interessante. Allora, è un grande mercato importante questo, perché è un qualcosa di veramente molto bello, di cui questo mercato, diciamo che è un mercato veramente bello, nuovo, ricco questo. Allora, intanto si è parlato di lui, ma come diciamo, lui nel Tolosa, praticamente è stato quasi sempre nel Tolosa, è passato dall'Under 19 alla B, dal Tolosa B al Tolosa, quindi un grande giocatore. Ci sono anche notizie, come si apprendono anche. Allora, notizie importanti. Allora, oggi si è allenata anche, diciamo, la Fiorentina di Pioli. Parliamo anche di Fiorentina all'interno di Calciomercato Night, con l'intervista con Marco Venditti, perché parleremo di Piazza. Non vogliamo svelarvi tutti i temi adesso, perché poi dice: oddio, sappiamo già di cosa si parla, allora che ascolto a fare. E allora un tema importantissimo è anche gli incontri che arriveranno, diciamo. Una corsa importante è stata anche Luis Muriel, che è arrivato alla Fiorentina. Ne ho parlato nella intervista che potete trovare nell'ultima puntata, praticamente su Gazzaviola Radio, praticamente tramite Spreaker. Potete trovare spreaker.com, cercate Gazzaviola e trovate l'ultima puntata di Gazzaviola, dove intervenuto anch'io e ho parlato, mi hanno chiesto anche di Luis Muriel e di altri giocatori. Luis Muriel, praticamente, mi piace Luis Muriel, è un grande giocatore, in Italia deve stare. Lui, se non era perlinese, non faceva grandi cose. È stato acquistato per 1,50 milioni. Luis Muriel, diciamo che è stato dato nel 10-11 in prestito al Granada, poi ritorna alla Fiorentina e va in prestito, torna all'Udinese e va in prestito al Lecce, poi a Lecce va nella stagione 11-12, nella stagione 14-15 è stato dato in prestito alla Sampdoria, che poi l'anno dopo lo compra da 12 milioni, mentre il 17-18 è stato comprato dal Siviglia per 21,50 milioni, e poi è arrivato alla Fiorentina in prestito. Negli anni dal 12-13, 13-14, è stato all'Udinese, che ha fatto benissimo Luis Muriel. Ha una carriera davvero grande Luis Muriel, veramente. Arriveranno tante notizie. Intanto, qualcosa interessante. Io voglio anche agganciarmi a tante cose che noi veramente vogliamo dare sempre. Diciamo, si sta parlando anche nelle ultime ore, praticamente di un altro giocatore. Di altri giocatori, ma si sta parlando praticamente, oltre a altri giocatori, anche di allenatori importanti. Sta parlando molto anche nelle ultime ore di José Mourinho. Andiamo ad approfondire un attimo un pochino Luis Muriel. Diciamo che Luis Muriel è un grande giocatore, Luis Muriel. Allora, lui a me piace perché lui è stato un grande giocatore, ha fatto in questa stagione, che ha minuto a 121 minuti per rete in Europa League, 122 qualificazione Europa League, 200 poi minutaggio, ha fatto 121 minuti nella Liga, nell'Europa League 243, nelle qualificazioni all'Europa League 200, quindi ha fatto una rete in Liga Spagnola, due in Europa League e 2-1 nella qualificazione dell'Europa League.
League fa l'Europa League. Diciamo che Luis Muriel è un grande giocatore. Luis Muriel veramente è, si è parlato tante voci quando è andato alla Fiorentina, è andato adesso alla Fiorentina, ne parla bene anche il tecnico che dice l'allenatore, allora commenta a Malta proprio Luis Muriel e dice che l'ho trovato molto positivo e molto entusiasta di essere con noi, è stato accolto bene, non c'erano dubbi. Ha detto questo perché Luis Muriel è un grande giocatore. Aveva mantenuto la promessa alla Fiorentina e l'ha mantenuta la promessa. Lui l'ha mantenuta la promessa. Diciamo che qualcosa di interessante si poteva fare. Quando uno mantiene la promessa, la deve mantenere. Lo ha fatto la Fiorentina, entusiasta, entusiasta anche Pioli, entusiasta anche Fantaleo Corbino. E allora, noi per questo vogliamo anche noi parliamo di tanto in questi giornali di mercato. Vorrei dire che il Milan ci ha parlato tante volte e ha veramente provato a prenderlo, ma vi ha già dato la parola a Fantaleo Corbino, quindi vuol dire quando dai la parola la dai. Fantaleo Corbino veramente è un eccezionale direttore sportivo per me, perché fa degli acquisti importanti. Gli acquisti importanti li fa anche Marotta, che è un ex Juve, della Juventus. L'Inter sta un pochino adottando metodo Juventus, comprare giocatori a zero, e lo ha fatto per Diego Godin. L'Inter, la Juventus vuole prendere Ramsey, quindi Amon Ramsey lo vorrebbe prendere. Amon Ramsey, Ramsey veramente un grandissimo giocatore. Ramsey, io voglio dire la verità, siamo quasi addirittura ad arrivo per la nostra prima pausa, perché tra pochissimo avremo il piacere, l'onore, il piacere di avere con noi il giornalista di Signora Calcio Mia News, Marco Venditti, ai nostri microfoni, quindi per parlare proprio di Juventus. Quindi chi ci sta ascoltando proprio adesso, quindi di Juventino, pausa per noi e poi parleremo di Juventus. Pausa e ci riuniremo tra poco con Marco Venditti, giornalista di Signora Mia Calcio News. Ciao, sono Andrea. Ciao, sono Nicola Galloro e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Andrea Corallo e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato.
Ciao, sono Augusto Santini e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao. Ciao a tutti, sono Antonio Fioretto e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Davide Terraneo e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Francesco Acchiardi e anch'io ascolto tutti i giorni Radio Inizia il Campionato. Ciao. Boom, boom, boom.
Ciao a tutti, sono Giulio Incagli e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Giordano Borriello e ovviamente anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Gentili ascoltatori, bentornati alla seconda parte di Calcio Mercato Night. È con noi il giornalista di Signora Mia Calcio News, Marco Inditti, che è un graditissimo ospite qui su Radio Inizia il Campionato. Buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio a te e a tutti i tuoi tanti ascoltatori. Ciao. Allora, diciamo una cosa importante, da giorni rimbalza sempre la notizia: Ramsey arriva a giugno, non arriva o arriva a gennaio. Quali sono le ultime indiscrezioni veramente che ci sono su Ramsey? Ma allora, dunque, il discorso è questo: il giocatore, premesso che la sua decisione è quella di lasciare l'Arsenal, la sua squadra di appartenenza, scelto lui di non rescindere il contratto, ma di dar luogo a un nuovo discorso, una nuova avventura. La Juventus è gradita al giocatore, si sa molto bene quanto sia importante il giudizio dei giocatori in fase di mercato, dipende comunque da un discorso squisitamente legato alla società di appartenenza, cioè all'Arsenal. Vorrebbero tenere il giocatore fino a giugno. Dipenderà ovviamente se questo potrà inficiare questa partenza anticipata, quindi nella sessione di invernale, cioè di febbraio, sarà anticipata da un aumento di prezzo sul giocatore. Si parla dai 22 ai 24 milioni di euro, ciò che la Juventus non avrebbe nessuna intenzione di pagare, considerando che dopo qualche mese, cioè in giugno, il giocatore potrà essere acquistato almeno con 10 milioni di meno. Quindi io credo che a occhio e croce, se non c'è un accordo successivo bonario tra le parti, potrebbe finire tutto quanto nel nulla di fatto, e quindi vedremo questo giocatore, il gallese, lo vedremo giocare nella Juventus. Ovviamente si parla con l'inizio dell'anno, quindi a giugno, se ne riparlo a giugno. Sempre che poi non ci sia appunto sopraggiungano delle novità che al momento io personalmente e la mia redazione siamo all'oscuro, a meno che non avremo altre indiscrezioni che poi ovviamente le passeremo e ne renderemo ufficiali attraverso il sito signoramiacalcionews.com. E allora, proprio sul vostro sito signoramiacalcionews.com avete scritto, un suo collaboratore ha scritto: Juve, sogno di una notte di mezz'estate, Mbappé dentro per Dybala e Pjanic. Questo è un articolo molto interessante che vi consiglio di leggere, che poi vi linkerò anche sulla pagina Facebook e il profilo Twitter di Inizia il Campionato. Ma indubbiamente quando si parla di nomi altisonanti come Dybala, che è un beniamino della curva, diciamo che forse in ordine di apparizione il beniamino numero uno è forse Mario Mandzukic, l'intoccabile, il preferito di Allegri, ma poi insomma Mandzukic è un giocatore che farebbe comodo a qualsiasi squadra. Tornando invece a Dybala e Pjanic, per arrivare al sogno che è praticamente di tutte le squadre d'Europa, che il giovane emergente, il fuoriclasse, anche qui ci troviamo ovviamente al cospetto non di un bravissimo giocatore ma di un fuoriclasse che è Mbappé, e lo abbiamo visto anche ai mondiali. Insomma, parliamoci chiaro, questo è il nuovo Cristiano Ronaldo in tutti i sensi. Quindi la Juventus sta facendo le cose in grande e quindi vuole assicurarsi non solo, e si è assicurata il presente
con un Cristiano Ronaldo che è datato, però è Cristiano Ronaldo il giocatore più forte del mondo insieme a Messi, ma vuole pensare anche al futuro e quindi vuole pianificare quello che sarà il discorso successivo a quello che è l'attualità. Quindi assicurarsi un giocatore come Mbappé però vuol dire due cose. Allora, o sei una squadra che ha tanti soldi in stile Emirati Arabi, che ti puoi permettere di non toccare nessun giocatore dei tuoi, e allora a quel punto quanto vuoi per Mbappé? 200-300 milioni, 400, benissimo, questi sono i soldi, ti mando i cammelli con gli zaini pieni di soldi, ok? Siccome la Juventus è una squadra, una società ricca e tra le quattro ricche più ricche d'Europa, però quando si scende nel tavolo delle trattative generalmente non è mai la politica della Juve quella di andare a svenarsi per un giocatore, anche se con Cristiano Ronaldo è stato fatto, ma è stato un discorso diverso di marketing. Il discorso legato invece a Mbappé comporta purtroppo il sacrificio di qualche giocatore. È chiaro che io voglio Mbappé, benissimo, mi dai soldi, oppure voglio soldi più giocatori, oppure mi dai i giocatori che voglio io. E allora a quel punto la Juve è costretta a doversi privare di Dybala, che è il giocatore, diciamo, no, che è entrato nel cuore di tutti quanti i tifosi. È chiaro che questo è un sacrificio importante, poi magari potrebbe anche essere inserito Pjanic, o soldi sicuramente, perché vorranno anche soldi. Adesso la valutazione esatta di Mbappé sinceramente non lo so, ma dovrebbe aggirarsi intorno ai 180-200 milioni di euro, credo, a occhio e croce, però insomma, sono cifre mastodontiche, dove ci puoi arrivare solamente dando il sacrificio al giocatore. Allora, però togliendo di mezzo l'estate, perché l'estate è molto lontana adesso, si parla proprio di un giocatore che potrebbe ritornare alla Juventus, Piazza, perché alla Fiorentina il Fulham, da qualcuno dice che si è fatta avanti il Fulham, però secondo come stanno le cose, e se vende, faccio l'esempio, arriverà alla Juventus, venderà Piazza, chi potrà comprare proprio la Paratici? Perché dopo il divorzio con Marotta, Paratici adesso deve aver imparato qualcosa da Marotta. Allora, cominciamo a dire, hai fatto bene a dirmi da Marotta, Paratici ha imparato qualcosa. Io mi permetterei di dire, prima poi di parlare di Piazza, ecco, mi permetterei di dire una cosa, che senza nulla togliere assolutamente al grande operato e al saper fare di Beppe Marotta, che è un grande operatore di mercato, però è un pochino più propenso a quello che è un pochino... come era Giraudo, no? Quando c'eravamo oggi, un pochino, guardo un pochino più i bilanci, e sa fare anche il mercato, per carità. Diciamo che Paratici è un delfino, è un allievo di Marotta, e ha imparato talmente bene che alla fine i più grandi colpi, mi permetto di dire, i più grandi colpi, senza considerare addirittura Cancelo e Cristiano Ronaldo, che sono stati forse le motivazioni per le quali era contrario addirittura Marotta all'arrivo di questi due giocatori, e purtroppo i fatti non gli hanno dato ragione, perché è avvenuto l'esatto contrario, perché Cristiano Ronaldo è stata una grande operazione di mercato e Cancelo è considerato uno dei più forti difensori al mondo, e quella è stata diciamo quello che ha decretato, oltre altre cose, poi chiaramente non entro nel particolare, cose che sono avvenute evidentemente. Squadre a livello europeo si stanno mettendo gli occhi sopra, e se fosse andato via Paratici forse ci saremmo un pochino strappati i capelli dalla disperazione. Ci è dispiaciuto che è andato via Marotta, ma sinceramente il pezzo da 90 è Paratici. Tornando invece a Piazza è un giocatore che ha delle caratteristiche superiori a tutti gli altri giocatori, non c'è nulla da dire, è un possibile, perché ancora non lo è, ma è un possibile fuori classe, ancora deve dimostrare diverse cose per essere considerato un fuoriclasse. Purtroppo un infortunio molto importante lo ha
relegato a giocare al 50%, ma già quando gioca al 50% già si capisce chi è Piazza. Il ritorno alla Juventus secondo me non per rimanere alla Juve, ma di nuovo, proprio perché la Juve lo vuole vedere esplodere, di nuovo proiettato verso qualche altra squadra. Quindi io non credo che Piazza rimarrà alla Juventus. Allora, io so che hai molto da fare, ma ti do due notizie prima di salutarti. C'è un incontro all'Hotel Parigi di Milano tra Juve e Genoa per Sturaro, e poi notizia di un'oretta fa, praticamente un'oretta e un quarto fa, che Filippo Fusco è il nuovo dirigente dell'Under 23 della Juventus. Juventus, Filippo Fusco è il nuovo dirigente dell'Under 23. Ah, dell'Under 23, no, scusa, non avevo capito Under 23, sì, mentre invece sappiamo tutti che Maurizio arriva bene, ha lasciato la Ferrari ed è praticamente ormai entrato nell'organigramma della, non perché prima non fosse all'interno della Juve, ma ovviamente da grande dirigente della Ferrari adesso gli verrà dato un incarico importante come nella dirigenza della Juventus, quindi con un incarico importante. Questo cosa vuol dire? Che la Ferrari non è andata bene per altri motivi, arriva bene, è un ex della Philip Morris, è arrivato poi ovviamente alla Ferrari, ha fatto bene per tutta una serie di situazioni, la Ferrari non va bene, perché la gente dice oddio, arriva bene, non ha fatto bene nella Ferrari, vuol dire che adesso non farà bene nella Juve, no, tutto il contrario, non c'entra niente, perché la Juve va bene, quindi chi arriva arriva bene o male, no? È come quando i giocatori, quando la Juve di Lippi vinceva, hanno vinto pure Birindelli e altri giocatori, e Torricelli, che venivano da squadre sconosciute, poi si diventavano addirittura campioni d'Europa, campioni del mondo con la Juve. Quindi arriva bene, è un grande professionista e quindi mi fa piacere quello che hai detto tu sicuramente, ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che la famiglia della Juventus cresce sempre in proiezione europea, non più italiana. La Juventus la vedremo sempre più proiettata in quella dimensione che è considerata più europea e meno italiana. E diciamo che la Juve è riuscita a sdoganarsi un pochino dalla mentalità ristretta del vinciamo nel nostro paese e basta. No, la Juventus deve vincere fuori, e secondo me la Juventus, per sbloccarsi definitivamente, deve vincere questa benedetta cosa che non voglio pronunciare se no porta sfiga, questa benedetta cosa, perché nel momento in cui la Juventus riuscirà a portare a casa questo trofeo che rincorre da 23 anni, dal 22 maggio del 96, potrà psicologicamente sbloccarsi, e tutti questi personaggi che stanno arrivando alla Juve anche nell'Under 23 sono tutti personaggi che servono per un processo di crescita. Ecco, questa è la Juve, cioè, il futuro della Juve sarà sempre in ascesa, a dispetto di quelli che vedono la Juventus come nemico numero uno. Invece, se fossero minimamente intelligenti, parlo del Napoli, dell'Inter, che già sta facendo abbastanza bene, del Milan, di tutte le altre squadre, della Roma, dovrebbero imitare la Juve anziché stare lì sempre a parlarne male, perché la Juventus è un modello di grande management non solo in Italia ma anche in Europa. Allora, ringraziamo Marco Venditti di Signora Mia Calcio News per essere stato qui con noi, e speriamo che non diciamo la squadra, però un'italiana ritorni a vincere la Champions League da quel 2010, quindi auguriamo tutto il bene a tutte le squadre italiane impegnate in Champions. Ovviamente ce lo auguriamo tutti, non diciamo che cosa dovrebbe vincere la Juve perché porta sfiga, ma qualcosa di importante dovrebbe riuscire a portarla a casa, diciamo questo. Sì. Va bene. Grazie Marco Venditti e un buon mercato. Grazie, sì, il mercato che sarà duro, questo mercato sarà molto duro. Un abbraccio a tutti, a te in particolare, a tutti i tuoi ascoltatori. Ciao, sono Nicola Galloro e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Andrea Corallo e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato.
Ciao, sono Augusto Santini e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao. Ciao a tutti, sono Antonio Fioretto e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Allora, bentornati, siamo con una musica abbassata perché ci piace questa musica per parlare un pochino di... Abbiamo parlato di Sturaro. Eccoci, ci interrompiamo con la musica, siamo tornati in terza e ultima parte insieme proprio di Calciomercato Night. Allora, abbiamo parlato ampiamente di Juventus con Marco Venditti, che noi ringraziamo perché è un grandissimo ospite, giornalista e signora mia Calcio News. Allora, ci parlava anche di un Maurizio Riabena alla Juventus, quindi diciamo che veramente la Juventus si sta ampliando sempre al meglio. Maurizio Riabene passa da uno sport a un altro, dalla Formula 1 alla calcio. Grande Maurizio Riabene, grandissimo. Ho sempre creduto in lui anche nella Formula 1, però questo è un caso a parte di parlare di Formula 1. Però dico, farà benissimo Maurizio Riabene perché è un grande giocatore. Parlando un pochino, approfondendo Stefano Sturaro, perché siamo sempre in ambito Juventus, ma per concludere il capitolo dell'incontro che si sta tenendo all'Hotel Parigi, praticamente proprio di Sturaro, che si sta tenendo proprio all'Hotel Parigi, diciamo qualcosa di interessante. Allora, Stefano Sturaro, diciamo che è già stato un giocatore del Genoa nel 2000, fino al 2000, al primo agosto 2011, è stato al Genoa Under 19 e poi è andato al Genoa per valore 250.000, poi è andato in prestito nel 12-13 al Genoa al Modena, nel 2012-13 ritorna, fa una stagione al Genoa 13-14, diciamo, e la stagione 14-15 al Genova va alla Juventus. La valore era 3.050.000, Juventus lo compra per 9.060.000. La Juventus poi lo stesso anno, il 1 luglio 2014 è stato comprato, il 2 luglio 2014 è stato girato in prestito al Genova, quindi il Genova se lo riporterebbe a casa, perché diciamo da casa sua dove è. Poi è ritornato nella stagione 14-15 il 2 febbraio, ha finito il prestito e praticamente è stato alla Juventus 15-16, 16-17, 17-18 e dalla stagione 18-19 è andato al Sporting,
è praticamente in prestito, è finito il prestito allo Sporting nella stagione 18-19. Doveva finire il prestito il 30 giugno 2019, però si potrebbe anche parlare di finire il prestito e magari andare alla Juventus, diciamo in prestito, presto con diritto di riscatto. Si va a parlare di andare subito al Genova e ritornare al suo gran passato, che è veramente il Genova. Allora, nel frattempo, io ho parlato di Jean-Claire Todibo, di Luis Muriel, della carriera di Luis Muriel e di Stefano Sturaro. Abbiamo parlato anche per gli amici della Fiorentina di Piazza, poi l'intervista la potete riascoltare su Spreaker, l'intervista. Allora, dicevamo qualcosa di interessante. Allora, praticamente si sta parlando di Sturaro, però si parla anche di altri giocatori. Il calciomercato non finisce qui, il calciomercato va sempre avanti. Praticamente oggi è stato presentato il Milan, è stato presentato Paquetà, è stato presentato Paquetà, che è un grandissimo giocatore. Paquetà praticamente diciamo che Paquetà, lui è un giocatore davvero interessante. Paquetà veramente viene consigliato un pochino a tutti il nuovo Kakà, perché è stato grazie a Galliani che ha detto Kakà. Adesso grazie ai grandi Leonardo, i nuovi giocatori, è stato praticamente al nuovo direttore sportivo e a tutti quanti, è stato praticamente preso un grande giocatore, Paquetà, che già oggi è stato presentato Paquetà, praticamente Paquetà è stato presentato, e vi vorremmo a leggere le prime è arrivato per preparare al meglio l'ambiente. Ha detto, ha fatto una domanda sull'investimento di 35 milioni. Non crediamo sia un investimento rischioso, è stata una spesa importante, quello sì. E ha detto praticamente è un giocatore giovane che ha già dimostrato il suo valore e adesso dovrà farlo anche al Milan. Quindi ha già parlato di lui, ha detto che anche non è un problema per il fair play finanziario, quindi ha detto che non è un problema per il fair play finanziario, questo sì. Vi ricordo, vi dico gentili ascoltatori, che il Milan veramente fa tante cose. Il Milan deve stare attento al fair play finanziario, come lo è stato l'Inter, come lo è sempre. Vi ricordo che Calciomercato Light vi riporta praticamente, vi riporterà Night, vuol dire notte, però noi vi portiamo di mattina le notizie accadute nella nottata, per chi non le avesse ascoltate, o anche nel pomeriggio, quello che accade in giornata. E allora praticamente gli abbiamo fatto anche una domanda a Leonardo dal Terrivi. Non parliamo di altre cose che non siano Paquetà. Scaroni me l'ha vietato. Fino all'inizio settimana prossima comunque non si muoverà nulla. Quindi ha detto una cosa importante, che non si muoverà nulla. Ha detto di Scaroni, che Scaroni è un grande giocatore, un grande nuovo direttore sportivo Scaroni. Diciamo che sta muovendo un bel mercato, non solo per il Milan, ma per tantissime altre società praticamente. Una cosa che voglio dire, hanno anche paragonato a Kakà, ma ha detto non è mai facile. Questo periodo iniziale per tutti è diverso da una proprietà che nel 2003 era qua da 27 anni.
Era un momento diverso quello del calcio. Ora si parla di fair play finanziario, di tutto il resto. Quindi ha detto anche una cosa importante, che era diverso. C'ha ragione, perché la proprietà con Berlusconi, con Galliani, che adesso sono Berlusconi e Galliani al Monza, veramente, che poi di Monza ne parleremo quando parleremo di Serie C, perché il Monza in Serie C. Vi voglio anche dire nel frattempo che in quest'ultima parte ci siamo concentrati molto su Juve. Poi vi ricordo l'articolo Juve, sogno di una notte di mezz'estate. Mbappé dentro per Dybala e Pjanic, questo scritto dalla redazione www.signorecalcio.com, può anche ve lo posterò su Facebook, l'articolo Facebook e Twitter. Allora, praticamente altre notizie che possono pervenire, un'ufficialità che viene praticamente data dall'Udinese, anche un post sui social: welcome Okaka. Quindi è arrivato Okaka dal Watford, che sono sempre gli stessi proprietari, la famiglia Pozzo, quindi Udinese e Watford, famiglia Pozzo, stessi proprietari, quindi veramente acquisto con prestito fino al 30 giugno 2019, quindi Okaka classe 89 praticamente. Okaka mi sa, allora, diciamo che Okaka praticamente è un grande giocatore. Okaka, io ve lo voglio ammettere, Okaka arriva all'Udinese, praticamente arriva '19, poi è passato nel 2004-2005 alla Roma Under 19, dalla Roma Under 19 nel 2005-2006 è passato alla Roma, dalla Roma 7-8 al Modena, dal 2008 poi è ritornato alla Roma, dal Modena, poi 2008-2009 è andato al Brescia, poi è ritornato dal Brescia alla Roma, poi è andato nel 2009-2010 al Fulham, che adesso squadra allenata dal grandissimo Sir Claudio Ranieri, che ha fatto in Leicester la Coppa di il campionato inglese, e poi praticamente dal Fulham ritorna alla Roma, quindi a Roma ha tutto tanti anni, poi è andato dalla Roma al Bari in prestito, poi dal Bari praticamente finito il prestito alla Roma, poi va dalla Roma stagione 11-12 al prestito al Parma, poi vince il prestito sempre nella questa stagione 2012-13, dalla Roma è andato alla Parma, si è comprato gratuitamente, poi dal 2012-13 al Parma allo Spezia in prestito, e poi dallo Spezia ritorna a Parma, Okaka al Parma la va alla Sampdoria praticamente, poi l'ha comprata Sampdoria, poi nel 2013-14 15-16 ha fatto 14-15 alla Samp, 13-14 14 quindi alla Sampdoria, e poi 15-16 è andato alla Sampdoria al Anderlecht per 3 milioni, poi è stato dall'Anderlecht va al Watford per il valore a 6,50 milioni, se la famiglia Pozzo riesce a scalare 50 6,50 milioni, riesce a scalare 50.000 euro, lo prendono a 6 milioni, e poi praticamente va in prestito sempre alla squadra di fatto 16-17 17-18, e allora stagione 18-19 in questa sessione di mercato è andato al sempre Watford, famiglia Pozzo, all'Udinese, che è sempre della famiglia Pozzo, quindi in prestito, il prestito finirà il 30 giugno 2019. Questo è un pochino di, abbiamo dato, oltre alle notizie solite che si hanno di mercato, abbiamo dato anche un po' un resoconto della carriera dei giocatori, perché i giocatori vanno sempre, vengono scambiati tanti soldi, tanti milioni, servono i soldi, perché servono i soldi, perché praticamente è qualcosa di interessante, veramente, veramente, diciamo la verità, qualcosa di interessante lo posso fare un pochino tutti, qualcosa di interessante.
diciamo che il mercato di gennaio è sempre chi viene chiamato mercato di riparazione. Il mercato, come di consueto, finisce il 31 di gennaio. Quest'anno è stato programmato per il 18, poi è stato allungato dalla FIGC al 31 di gennaio, ma è meglio che si allunga, perché 18 di gennaio è una data bruttissima, perché il mercato dovrebbe iniziare il 2 di... Secondo me, se mettono la fine il 18 di gennaio, potevano anche, faccio un esempio, fare iniziare il 18, fare un mese dal 18 di dicembre al 18 di gennaio, così sarebbe fatto un mese di calcio mercato, e allora così si può fare. Ma non che fai, faccio un esempio, non sto criticando le scelte che ha fatto la Lega Calcio, ma che fai dal 2 al, diciamo, dal 3 che inizia all'8, dal 3 gennaio al 18 gennaio, sono pochissimi giorni, sono praticamente, diciamo, 1, 2, 3 settimane, diciamo, di mercato, e adesso sono di più, sono 5 settimane, considerando i 3 giorni i 3 giorni di inizio e i pochi giorni di fine. Allora, l'ultima, veramente qualcosa di cui io voglio dire a tutti quanti, che una Juventus che si sta muovendo molto, si muove oltre la Juventus, si muove anche diciamo, si muove anche altre squadre. Praticamente Pepe torna nel Porto dopo 12 anni, quindi è stato preso Pepe in titolo, diciamo, quello che l'abbiamo capito, titolo gratuito, è stato preso Pepe praticamente, quindi è qualcosa di interessante. Il Parma praticamente vuole prendere Sala della Sampdoria. Poi per altri aggiornamenti su altre notizie di mercato le daremo nelle prossime edizioni, anche via Facebook, via Instagram, via Facebook, Twitter e Instagram, dove abbiamo su Facebook abbiamo creato sempre Calciomercato Night. Praticamente le notizie di calciomercato sempre via sotto forma di social, quindi mercato sempre night, però si chiama in modo diverso, mercato social, perché si parla mercato night social, perché si parlerà sempre sui social, Facebook, Twitter e Instagram. Allora, una cosa interessante voglio ancora dirvi, le ultime news praticamente che arrivano in questi momenti. Si è parlato di Paquetà, si è parlato anche vuole tenere Koulibaly, però ci ha messo anche lo zampino il Real Madrid. Poi diremo che io non voglio far polemiche, però Kalidou Koulibaly praticamente Florentino Perez ha detto che vuole mandare via Sergio Ramos, vuole prendere il grandissimo Kalidou Koulibaly. Allora, gentili ascoltatori, sono le ore 18:41, termina qui la nostra puntata di Calcio Mercato Night. Siamo stati in compagnia, abbiamo parlato tanto di Juventus con Marco Conditti, di signora mia signora mia Calcio News, praticamente
e parleremo di tutto quello che concerne il calciomercato via social, via radio, via radio tramite Spreaker, Radio Inizia il Campionato, poi praticamente anche su Facebook con dirette audio, su Twitter con notizie via Twitter, e su Instagram adotteremo il nuovo mercato Night, sempre calciomercato Night, però sotto forma di immagine, quindi ha un'immagine di un giocatore, aggiungeremo una didascalia, quindi parleremo del mercato su Instagram attraverso le didascalie, faremo delle storie, praticamente faremo delle storie scriveremo nel post, faccio l'esempio, l'abbiamo messo su nel post la didascalia chi è, che cosa c'è nel mercato, metteremo la foto su una storia e scriveremo didascalia nel post, quindi le leggerete. Ringraziamo tutti i gentili ascoltatori che ci hanno seguito, ringraziamo anche Marco Venditti di Signore Mia Calcio News per essere stato con noi e per aver parlato di Juventus. Grazie per averci seguito. Calciomercato Night torna domani, ma sui social Facebook, Instagram e Twitter state sempre in allerta, ma anche sul nostro blog www.iniziacampionato.wordpress.com. Ve lo ripeto piano piano: www.iniziacampionato.wordpress.com. Grazie a tutti. Alla prossima, a domani su Spreaker, mentre allerta sui social e sul nostro blog. Ciao, sono Nicola Galloro e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Andrea Corallo e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Augusto Santini e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao. Ciao a tutti, sono Antonio Fioretto e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Davide Terraneo e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Francesco Acchiardi e anch'io ascolto tutti i giorni Radio Inizia il Campionato. Ciao. Ciao a tutti, sono Giulio Incagli e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Giordano Borriello e ovviamente anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Giovanni Remigare e anch'io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao. Ciao, sono Pietro Cartolano e anche io ascolto Radio Inizia il Campionato. Ciao, sono Enzo Margiotta e anch'io ascolto sempre, ma sempre Radio Inizia il Campionato.